Buonasera, Diaco. Salve, buonasera a voi, grazie mille per l'invito, è sempre un piacere partecipare a questa trasmissione, grazie. Grazie, allora Diaco, ci racconta un po' come avviene questa riqualificazione di Piazza Vittorio, che è tutta poi il simbolo del quartiere Esquilino di Roma. Ma assolutamente sì, come lei diceva è la piazza, una delle piazze più importanti. Io aggiungerei anche la piazza Giardino, più grande e più importante di Roma, perché la sua estensione di 3 ettari, perciò parliamo di un'estensione comunque come Piazza Giardino abbastanza importante, perché comunque all'interno, a parte un tesoro storico archeologico come la Fontana dei Rutelli, come la Porta Magica, ha in sé anche varie essenze e arboree molto importanti che sicuramente sono da tutelare e da proteggere. Noi abbiamo fatto alcune commissioni ambienti sul tema appunto di Piazza Vittorio, perché è un tema attualmente centrale, visto che è investito da un restyling importante, perciò da un investimento cospicuo di fondi, come le dicevo, sono 2.875.000 euro, sono 2 milioni e mezzo di fondi giubilari e 375.000 euro di fondi che questa amministrazione ha investito per ultimare il progetto del restauro della piazza. È un progetto epocale vedrà una rinascita di questa piazza, che sicuramente lo merita perché i cittadini, i comitati la vivono quotidianamente e hanno combattuto negli anni affinché questo progetto chiaramente fosse poi posto all'attenzione dell'amministrazione e reso esecutivo. Ecco, questo lo è stato soprattutto grazie all'impulso di questa amministrazione, e a breve verrà giudicata e indetta la gara, e io credo che comunque entro 6 mesi i lavori sicuramente potranno iniziare per appunto restaurare questa piazza meravigliosa. Ecco, è un lavoro importante, un lavoro imponente che vede sia una riqualificazione anche delle essenze arboree. Noi appunto per questo abbiamo richiesto un piano di gestione puntuale, perché come sappiamo nella nostra città a Roma, ma anche in Italia, si fanno grandi opere, grandi lavori, ma poi la manutenzione negli anni viene a mancare. Ecco, i cittadini con forza questo l'hanno richiesto, ma lo chiediamo anche noi come amministrazione, che venga attuato un piano di gestione puntuale per la manutenzione del verde. Sì, ho letto che ci saranno varie specie di nuove piante, addirittura si parla di 1200 nuove piante in questo polmone verde, come diceva lei, all'interno della piazza. È così? Sì, sono piante che richiedono una manutenzione non frequente, perciò questo permetterà anche una manutenzione più semplice, però allo stesso tempo richiede un intervento da parte degli esperti. Perciò il comune ha previsto, in questo progetto è previsto un 10% di soldi che verranno appunto utilizzati per il piano di gestione, ma che chiaramente non bastano, perciò 50.000 euro annui per la gestione del verde, ma quello che noi dobbiamo pensare e ragionare è dopo, il futuro, perciò prevedere una manutenzione ordinaria, anche straordinaria, perché questa piazza deve rimanere un gioiello, un diamante. Lo è, deve continuare a essere vissuta dai cittadini all'interno, oltre ad avere questi beni archeologici, storici, unici chiaramente a Roma, ma una piazza che è vissuta, ma allo stesso tempo vive purtroppo anche un degrado. Ecco, noi quello che dobbiamo comunque prevedere e ristabilire è la sicurezza all'interno della piazza, perciò non soltanto un restyling di facciata, ma un vero restyling, cioè la piazza deve essere fruibile ma allo stesso tempo sicura, perciò noi vogliamo garantire che all'interno vi sia una guardiania costante, vi sia anche un impianto di videosorveglianza, se possibile anche un gabbiotto, non so, della polizia locale. Adesso possiamo poi ragionare anche con i cittadini per in corso d'opera sicuramente aggiungere dei dettagli al progetto, però è chiaro che la sicurezza sicuramente il tema focale e principale. Questo non lo dobbiamo dimenticare, anche perché purtroppo mesi fa un cane di nome Ziggy
è morto a causa di un panetto di droga, e fatti del genere non devono accadere mai più all'interno della piazza. Questo sia per l'incolumità di tutti i cittadini, ma anche degli animali che comunque la vivono, perché all'interno vi è un'area cani importante e comunque diciamo frequentata giornalmente dai cittadini e degli amanti degli animali. E poi c'è il discorso anche dell'illuminazione, appunto, che è importante per la sicurezza anche soprattutto di noi donne, nel senso che lei saprà meglio di me che in un posto dove magari di sera, specialmente d'inverno, dove la sera poi si intende generalmente, genericamente, e in realtà la sera sono già dopo le 16, insomma, no? Al pomeriggio, in un posto, se si cammina, se si passeggia, se ci sono poche luci, se ci sembra una cosa banale da dire, ma in realtà non è così in una grande città, no? Quindi comunque ci sentiamo più sicuramente confortate da un'illuminazione, da una, appunto, anche il discorso sulla videosorveglianza, se c'è un posto di blocco, insomma, siamo sicuramente più più tranquille, ecco, sicuramente anche, ecco, le donne, insomma, noi donne. Assolutamente sì, appunto la sicurezza è estesa a tutti, perciò chiaramente alle donne, agli uomini, ai bambini, agli animali, insomma a tutti i fruitori della piazza. Perciò è chiaro che il fattore principale è quello di garantire la sicurezza all'interno di questa piazza, che comunque come dicevo vedrà un restyling unico nel suo genere, perché comunque è un progetto importante, ma ripeto, non da dimenticare, diciamo, di inserire nel progetto anche un piano di gestione per la manutenzione. All'interno vi è anche una giostra, questa giostra chiaramente vuole essere mantenuta dai cittadini perché è un punto di ritrovo. La piazza più viene vissuta, più viene, diciamo, fruita, meglio è, perché comunque la sicurezza viene garantita anche dal livello di, come dire, di fruibilità o comunque certo. di frequentazione, diciamo, insomma. Più è vissuta, certo. più chiaramente viene mantenuta alta e comunque la sicurezza. Senta, non so se questo compete a lei, che insomma è presidente della Commissione Ambiente, quindi io glielo chiedo, ma così un po' fuori busta, tra virgolette, nel senso, il mercato di Piazza Vittorio in che situazione versa? So che era stato chiuso per mancanza di igiene, però non so adesso se poi verrà ripristinato o è stato ripristinato. Ma guardi, io all'incirca un mese fa sono stato lì nei pressi del mercato per piantumare un albero sacro indiano, insomma un evento molto bello organizzato da un'associazione che allo stesso tempo cura anche Piazza Vittorio, e devo dire che io il mercato l'ho visto molto bene, sia dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista anche comunque del del coinvolgimento comunque che avere molte persone che frequentano giornalmente il mercato. Perciò l'ho visto vivo, l'ho visto dal punto sanitario chiaramente pulito, e questo è importante, insomma, perché certo. Chiaramente con una piazza, diciamo, che sicuramente vivrà un restyling di questo genere, avere accanto un mercato di quella importanza sicuramente non fa che migliorare poi l'intero quadrante, insomma, della zona. Io la ringrazio molto, Daniele Diaco, presidente della Commissione Ambiente di Roma. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, e insomma, allora buon auspicio questo restyling di Piazza Vittorio, che rimane appunto una delle piazze più belle di Roma, ma ce ne sono poi tantissime qui a Roma. Io intanto vi lascio ai consigli della regia e noi ci troviamo tra pochissimo.